Oscar, commedia divertentissima in tre atti di Claude Magnier, regia di Ugo Rizzato. Insieme. Bene, signore, bene. Allora che c'è? C'è un incendio, la mia fabbrica va a fuoco. No, no, la sua azienda non corre alcun pericolo. Ma allora come osa venire qua al mattino a casa mia e disturbarmi? Mi ha fatto interrompere la rasatura. La colazione del signore. Metta lei sta colazione. Ecco qui. Perché due tazze? Mangerà colazione con lei. Eh? Non avevo previsto la brevità del nostro colloquio. No, ma dico, è impazzito! Eccoci, ho capito. Quanto guadagna attualmente? 200.000 franchi al mese. 200.000 franchi al mese. 200.000 franchi al mese. E quanto vorrebbe? 201, 202, 203, eh? 800.000 più gratifiche. No, ma ti uccendiamo! Signor Mercier. Quale Mercier? Beh, il suo più temibile concorrente al quale ho accennato alcuni dei miei progetti. Dove l'ha conosciuto? È stato lì a cercare me. Mi ha chiesto, era molto preoccupato della concorrenza dei suoi prodotti, quindi mi ha chiesto quanto guadagnassi al mese. È un uomo di larghe vedute, eh? E lui mi è balenato. Sì, io conosco i metodi di Mercier. Ma se pensa di farmi paura, io lo schiaccerò. Come una pulcetta lo schiaccio. Lo credo. Mi piacerebbe vedere la faccia di questo Mercier quando cambierà che lei mi ha dato l'aumento. E ti figura la mia, ti ha preduto la gioia. Ti telefoniamo subito? Per dirgli che cosa? Che lei mi ha dato l'aumento. Un momento! Oh! Un momento! Devo ancora pensarci su. Com'è questa fidanzata? Un amore. Un amore. Ora. Vabbè, facciamo 600.000 franchi e non ne parliamo più. Grazie, Giovanni, non pensavo tanto. Quindi posso contare sui 600.000 franchi al mese? Barnier è tutta un'altra cosa di Mercier. 600.000, non ho detto di meno. Signor Barnier, ora che ho potuto, ho l'onore di chiedere la mano di sua figlia. Come? Sì, è di lei che sono innamorato. No! Sì! No! Sì! Oddio! Da parte del signor Christian Barnier! Voglio offrire alla signora Barnier la testimonianza della mia più gratita consuetudine. Ma li porti via lei! Bene, signore! Dove ha conosciuto mia figlia? Ma posso assicurare che è falso! Falsissimo! Ma potrei sempre pensare che lei voglia sposare mia figlia per denaro. Ah, beh, allora per assicurarla della completa estraneità dei miei sentimenti verso le questioni di interesse, io depongo ai piedi di sua figlia la mia intera fortuna. Capirai? Non si privi del panino a pranzo, sudato. 48.278.790 franchi. Come? Né un franco di più né uno di meno. 48.278.790 franchi. Lei? Io. Eredità? No, signore. E allora da dove salta fuori tutto questo denaro? L'ho rubato. Rubato? Ma bravo! Anche ladro! Rubato! E a chi l'avrebbe rubato, eh? A lei. A lei. Come? Ripeto, gliel'ho rubato. A me? A lei? Ma è impossibile!
possibile? Tutta la verità, mia figlia? Sarebbe un po' difficile, dovrebbe dare un sacco di spiegazioni. Mia figlia, cosa prova per lei? Lava? Lo credo, anzi, ne sono più che sicuro. Ne ho le prove. Ma la vuole vendere con il mio campanello? Non lasci lì, è mio! Forse è meglio fargli portare della spiglia prima che ne confessi le prove d'amore che gli ha dato sua figlia. Ma certo che è una fissazione sua quella di farmi prendere l'aspirina! Detesto i sotterfugi. Parliamo tra uomini, no? Ebbene, io sono l'amante di sua figlia. Cosa? Fuori! Io? No, non è! Lui! Io? Fuori! Fuori! No, anzi, rimanga! Vada fuori lei! Scusi, signore, non è chiaro. Chi dei due deve andarsene? Lei risolva i problemi in cucina! Prego, signore! Dove eravamo rimasti? Perché io ero la madre di sua figlia. E ve lo dice così? E non prova vergogna? È un po' male quello che fate fatto. Mia figlia ha un amante! Ho sempre ragione. E da quanto tempo? Allora, facciamo così. Io adesso mi assento un quarto d'ora fuori e lei metta a suo agio sua figlia. Io quando ritorno potrò baciare la signora Barnier. Perché vuole baciare mia moglie? Non basta quello che ha fatto a mia figlia! Mi sembra normale che io mi baci la mia futura suocera. Cosa vuole che mi dia ruba di 50 milioni? E in più era amante di mia figlia. Ma che tempi sono questi? Buongiorno, Sacchiotto. Ma lo sai, Colette, non sopporto i nomi di animali. Ma cos'è? Non ti piace il Sacchiotto? Sì, ma lei non mi piace, che non si chiama così il proprio padre. Come sei l'antica, papi? E tu troppo moderna, a giudicare da quello che so. E cosa sa? Tutto. E tutto cosa? A proposito del tuo amante! Mamma, perché non vuoi parlarti? Ah, perché la mamma lo sapeva, come al solito. È sempre l'ultimo a sapere le cose. Ma papi, tu che cosa gli hai risposto? In che senso? Gli ha consentito? Piano, piano! Non hai detto l'ultima parola! Ma smettila di piangere! Smettila! Giuro! Giuro che ti chiudo il convento, se vai avanti così. Se vai avanti così, ti chiudo il convento e butto via la chiave. C'era una volta, in un libro molto bello, la storia di una ragazza che finge di aspettare un bambino per ottenere il consenso dai suoi. E l'ho ottenuto? Oh, sì! Ma perfetto! Se dico una cosa del genere a mio padre, si farà venire un attacco! Oh, sì, che pianga! Come solo lei sa piangere! Oh, insomma, la vogliamo finire, vogliamo svegliare tutto il vicinato, vogliamo far uscire tutti! Papi, che c'è? Devo parlarti! Sono qua, dai, parla, ti ascolto! Papino! Lo chiameremo Calogero! Calogero in italiano! Chi? E suo figlio. Il figlio di chi? Il nostro. Il vostro? Il nostro bambino, papi! Ma non hai ancora capito? No! Ma sì! No! Ma sì, sì! Non dirmi che è vero, Colette! È verissimo! Non dirmi che è vero! Il signore ha chiamato? Mi porti quattro spirine! Prego, signorina. Signor Barnier, c'è una signorina che chiede di lei. Basta ricevere questa mattina, su! Si tratta di una cosa molto importante. Prego, signorina. Buona fortuna. Buongiorno, signore. Buongiorno, signorina. Che buongiorno. E lei, signor Barnier, vero? Fino a prova contraria, sì. Mi scusi, ma mi trovo in una situazione disperata. Se questo può consolare anch'io, sa. Amo un giovane. Io no! Io no, assolutamente! Si chiama Christian Martin. Oh, Maria.
Allora la cosa si complica. Perché? Perché proprio 5 minuti fa è venuta qui a chiedere la mano di mia figlia. Ma è che io debba confessare una cosa. Ho mentito a Cristian. Ha fatto bene! Ha fatto bene! Oh, maledetto! Gli ho detto che ero sua figlia, perciò lui crede che lei sia mio padre. Ma per forza, se ha detto che lei è mia figlia, per forza io so. Cosa? Ma mi ha fatto, eh! Ah, sì, ho capito, sono mica stupido, eh! Per me! Oddio, è mia figlia che aspetta un bambino! Buona giornata! E puffa sì! E altro che puffa! Oh, la supplico di non dirmi niente, lo perderò! E io perderei 50 milioni di franchi se lei viene a sapere che non è mia figlia! Siedi! Tua figlia ha un amante! Anch'io? Cosa? Anch'io devo parlarti. Vabbè, dai, allora, parla, che ascolto, sono qui. Tua figlia ha un amante. Ma cosa fai a ripetere cose che dico io? No, solo che io lo sapevo prima che me lo dicessi tu. Però, non sai che aspetta anche un bambino? Ma naturalmente. Ma dove è finita? Il copolo di donna scudore. Come si chiama? Non fare finta di non conoscerlo, Baltamar. Dammi finto che ha chiesto la mia mano. Voglio sentire pronunciare il suo nome dalle tue labbra. Oscar. Chi è Oscar? Mi stai preoccupando, caro. Che cos'ha la tua memoria? Oscar è il tuo autista. Osi aspettare un bambino dal mio autista? Ma sì che lo sa, è solo che dobbiamo ancora chiarire il particolare. Di cosa stiamo parlando? Ho chiesto alla signora Bandiera la mano di sua figlia. Nicolette? No! No! Non Nicolette! Dell'altra! Quale altra? Dell'altra! Hai un'altra figlia! Quella più grande! Quella più grande, no? Per me potrei chiederti gentilmente di ritirarti in camera tua e lasciare che io e il caro Martin finiamo di discutere la nostra posizione. Io mi ritiro molto volentieri in camera mia, anche perché voi due non mi sembrate in quadro di cervello nessuno dei due. Non è che sono figli? Nemmeno io. Volevo dire, mia moglie non sa quello che si dice. Mi meraviglio di lei, signora Magna. Lei pensa veramente che abbia messo dei soldi in banca? Non li ha messi in banca? Dove li ha messi? Inizialmente li ho convertiti in oro. In oro? Solo che non stavano in una valigia, non sono pesanti. Lei non ha idea di quanto pesino 48 milioni in oro. E così ho pensato di cambiarli in gioielli. E dove li ha messi? In una valigia, sicuro. Una valigia? Sì. Senta, e se facessimo una sorpresa a Colette? Volevo dire all'altra, a Jacqueline, ecco. A Jacqueline, lei va a prendere la valigia con tutti questi gioielli, glieli depone ai piedi come regalo di fidanzamento. Mia moglie non potrebbe assolutamente opporsi al matrimonio. Ma mi crede? Sono sicuro di essere sicuro che sono sicuro di essere sicuro. Vada. Ha notizie di Oscar? Oscar? Il suo autista? Sì, il mio autista. Non sa niente. Che cosa? Si è suicidato? No, si guardi. Peggio. Si è volato nella regione straniera. Nella regione straniera. Mi avrà perso 6 anni. Poveraccio. 6 anni? 6 anni? A più tardi, caro Sergio. 6 anni? Non ce la senti ora mia moglie? Bertrand. Dobbiamo dare... Ma che sarà sempre...